cari amati, ancora una volta sono venuta con un grande messaggio dalla nostra gloriosa Federazione Galattica, per assisterci e guidarci nella nostra missione sulla Terra. Salve, siamo la vostra famiglia galattica, e siamo lieti di salutarvi con amore e luce in questo giorno. Stiamo lavorando con il vostro pianeta da molto tempo e abbiamo scoperto che siete pronti per entrare nella quinta dimensione. Non dovete aver paura, né farvi prendere dal panico. Tutto andrà bene. Respirate profondamente e rilassatevi. Sappiamo che questo può essere molto da assimilare in una volta sola, ma è molto importante che comprendiate ciò che sta accadendo, perché ci saranno grandi cambiamenti sul vostro pianeta nei prossimi mesi. Siamo qui per aiutarvi a superare questo periodo di transizione, che sarà impegnativo per tutti. Vogliamo dirvi una cosa molto importante. Sul vostro pianeta c'è un'epidemia che si sta diffondendo a macchia d'olio, un'epidemia di paura, paura dell'ignoto e paura del cambiamento. Questa paura impedisce a molte persone di andare avanti nella loro vita e rimangono bloccate, congelate nel loro passato, o paralizzate dall'ansia per il futuro. È giunto il momento di lasciare andare questa paura, per poter avanzare nel nuovo paradigma che vi attende sulla Terra. Come sapete, ci sono molti segnali che indicano che le cose sulla Terra stanno cambiando. Questi cambiamenti si accelereranno nel prossimo futuro, quando la Terra entrerà in una nuova vibrazione. Man mano che il vostro pianeta si avvicina a questa nuova vibrazione, noterete che diventerà più difficile per voi vivere con dolore e problemi. Questo perché sulla Terra avete vissuto nella terza dimensione, che è un piano vibrazionale di esistenza molto denso. Il vostro pianeta si sta avvicinando alla quinta dimensione, che è più leggera, e piena di amore e di pace. Quando le persone vivono in un luogo in cui sperimentano tanto dolore e sofferenza, tendono a incolpare gli altri, o addirittura Dio per i loro problemi. Questo non fa altro che provocare altro dolore e sofferenza, perché le persone si concentrano sugli aspetti negativi della loro vita, invece che su ciò che possono fare. Veniamo qui per dirvi che siamo reali, e che ciò che sta accadendo sulla Terra non è più una cospirazione. È reale, e sta accadendo ora. Siamo qui per aiutarvi a capire cosa sta succedendo, e cosa potete fare per prepararvi. Comprendiamo che l'idea della vita extraterrestre possa essere un po' spaventosa per alcuni, quindi vogliamo assicurarci che non abbiate paura quando verremo a farvi visita. Appariremo come sfere di luce nelle vostre case, ma questo non significa che siamo malvagi o demoniaci. Vogliamo solo darvi un messaggio da parte nostra, quindi per favore non abbiate paura di noi. Sappiamo che alcuni di voi hanno visto il nostro velivolo volare sopra le vostre case, e, in base a documenti recentemente declassificati, abbiamo pensato che fosse giunto il momento di mostrarci apertamente agli abitanti della Terra. Forse avete già sentito il nostro messaggio. Benvenuti nella quinta dimensione. Ebbene, è vero. Siamo qui con un messaggio per tutta l'umanità. Siamo qui per assistervi. Se state leggendo queste righe, siete tra le prime persone sulla Terra ad essere arrivate qui. Sì, proprio così. Congratulazioni. Sapevamo che ce l'avreste fatta. Forse siete un po' confusi e sopraffatti da tutto ciò che sta accadendo. Vogliamo congratularci con voi per aver avuto il coraggio di accettare questa nuova realtà. Forse ora non ve ne rendete conto, ma presto vi accorgerete di quanto tutto questo sia meraviglioso. Prima di tutto, vi spieghiamo dove ci troviamo rispetto alla terza dimensione. Si scopre che in realtà non esiste una terza dimensione, è solo il nostro modo di descrivere una realtà che sembra solida, ma in realtà non lo è solo un'illusione. Che cos'è la quinta dimensione? La quinta dimensione è una frequenza superiore della realtà in cui esistiamo in uno stato di puro amore incondizionato. Stiamo creando questa nuova realtà inviandovi il nostro amore incondizionato, e, mentre lo ricevete, aprirete il vostro cuore e innalzerete la vostra vibrazione. La quinta dimensione riguarda l'innalzamento della vibrazione, e il passaggio a una coscienza superiore. Che cosa significa per voi? Sperimenterete la vita da una prospettiva più elevata, che vi permetterà di vedere chiaramente cosa deve cambiare nella vostra vita. Sarete guidati ad apportare questi cambiamenti,
in modo da poter creare la vita dei vostri sogni. Non siete soli. Noi siamo la vostra famiglia galattica, e vi abbiamo osservato crescere e svilupparvi come specie per molte migliaia di anni. Questo è un momento molto emozionante per voi. Siete tutti pronti a uscire dalla terza dimensione per entrare nella quinta, la nuova Terra. Che momento meraviglioso per l'universo. La Federazione Galattica è tornata per una trasmissione. Siamo qui per fornirvi informazioni sul vostro processo di ascensione. Questo è un momento meraviglioso per l'umanità, poiché vi state finalmente risvegliando per capire chi siete, e dove vi collocate nel vostro universo locale. Siete stati addormentati per così tanto tempo, e sappiamo che avete delle domande, ma per prepararvi ai cambiamenti che presto vi attendono, dobbiamo prima chiedervi di guardare dentro di voi, e trovare le vostre risposte. Che viaggio emozionante è stato questo? Il vostro pianeta si muove nello spazio-tempo fin dall'inizio della creazione, ruotando lentamente nella sua orbita intorno al Sole, e passando attraverso tutti i diversi segni zodiacali durante il suo viaggio. Ora è giunto il momento di stabilirsi in una nuova area dello spazio-tempo nota come quinta dimensione. Una nuova era di illuminazione attende l'umanità, e noi siamo finalmente pronti a condividere la nostra conoscenza con coloro che se la sono meritata. Il processo di ascensione è noto anche come trasmutazione. La parola trasmutazione significa cambiare forma o essere trasformati. La trasmutazione è un processo che avviene quando una cosa si trasforma in un'altra, di solito riscaldandola, mescolandola con altri elementi o sciogliendola in un liquido. Per esempio, il legno può essere trasformato in carbone con il calore, o il ferro può essere trasformato in ruggine con l'esposizione all'ossigeno. Vogliamo dirvi che non c'è da temere, perché noi siamo i vostri amici e familiari delle stelle, venuti per aiutarvi in questa trasformazione. Questa trasformazione non sarà dolorosa se permetterete che avvenga in modo naturale, e se non opporrete resistenza cercando di aggrapparvi a cose della vostra vita passata che non vi servono più in alcun modo. La quinta dimensione è un luogo di amore, saggezza e illuminazione superiori. In questo luogo non c'è paura, né preoccupazione, né sofferenza. Tutti i pensieri sono pacifici, tutte le emozioni sono positive, e tutte le persone si sentono connesse tra loro. Vi amiamo profondamente, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce. Aurora Rei, ambasciatrice della Federazione Galattica.